Ciao! Bentornati e soprattutto bentornate su Quei Due sul Server. Me ne rendo conto, il nostro è un canale prettamente maschile e i dati ci raccontano che il nostro pubblico femminile supera di pochissimo il 5%. Cioè, se tu controlli le iscrizioni al campionato di rutto di Potenza, ci sono più donne lì che su Quei Due sul Server. Ma questo non ci scoraggia, perché sappiamo che quelle poche ragazze che ci seguono sono tutte in gamba. E ce ne vuole di spirito per capire che il nostro sessismo è assolutamente ostentato. Abbiamo scritto delle storie in cui siamo i peggiori. In YouTube Money io e Nicola siamo i peggiori sessisti sulla faccia del pianeta. Nonno e Apollonio, 4 anni fa abbiamo realizzato uno speciale di San Valentino in cui il nonno diceva questo delle donne. Una donna non sa mai cosa vuole, non ne ha la più pallida idea, ma è perfettamente al corrente di cosa non vuole. Ecco perché noi inizieremo da qui. Bene, sono pronto. Non è la realtà, noi non siamo così. È solo che ci divertiamo da morire a fare questa parte. Ti diverti a fare quello che non sei. Per esempio, io mi diverto tantissimo a fare il calvo, ma ho certi capelli lunghi. Quest'anno abbiamo deciso di festeggiare la festa della donna esattamente come abbiamo fatto con il San Valentino di 4 anni fa, con nonno e Apollonio. Apollonio ancora una volta sarà alle prese con una cotta, con una donna. E il nonno, come al solito, lo aiuterà con il suo piglio delicato a uscirne fuori. Buona visione a tutte le donne. Gli uomini possono andare a fare in culo. Questo non è il vostro giorno e non è il vostro contenuto. Ma oggi è un giorno importantissimo! È l'8 marzo! È la festa delle donne! Devo chiamare il nonno. Nonno! 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 Ah già, è morto. Nonno, 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 nonno. E basta, non serve fare tutto sto casino coi pentacoli, col sale, Apollo, t'avevo già sentito. E come mai non rispondevi? Perché oggi è l'8 marzo e tutti gli anni l'8 marzo sei strano. Cioè, più strano. Ma l'8 marzo non è solo la festa della donna, nonno, è anche il compleanno della ragazza di cui sono innamorato. Chi? Dalmazia? No, nonno, sei rimasto indietro. Domezia era la bambina morta con cui mi sentivo 4 anni fa, ma poi abbiamo rotto. Ah, e che è successo? Beh, l'hanno spostata in un loculo di famiglia e non mi va di parlare con lei, con la nonna che ci guarda. Mi vergogno. Ah, ecco, non eravate più in intimità, insomma. Hai fatto bene a lasciarla, sì. Mi ha lasciato lei in realtà, nonno. All'inizio è stata dura, ho pensato anche di non tagliarmi più le vene, ma poi mi sono fatto forza e ho ripreso. Pensa un po'. E questa nuova fiamma è... Viva, sì, ma per il resto è meravigliosa. E vive in questa città? Non esattamente. Ecco, adesso arriva. È criogenicamente conservata al Museo Antropologico di New York. Cristogene? Criogenicamente significa che è congelata. Congelata? E perché qualcuno ha congelato una bambina? Oh, ma si è trattato di un caso. Vedi, con lo scioglimento dei ghiacci e delle calotte polari, gli scienziati hanno trovato delle persone congelate nel permafrost e tra queste c'era una bambina di, si stima, 12 anni. Sì, tipo 300.012, una cosa così. Ma no, nonno, gli anni passati sotto ghiaccio non contano. E poi lei è bellissima. Guarda! Ma... Vero che ti somiglia? Sì, e ho lo schifo fino dentro le orecchie. Ma scusa, ma tra tutte le bambine che ci sono, magari anche un filino più carine di questa... Lily. Ecco, Lily, non ne potevi scegliere una, magari a temperatura ambiente? Non ci ho mai pensato. Di solito le bambine non mi parlano.
Ma forse perché non ti poni nel modo giusto con le bambine. Ecco perché ti innamori di quelle morte negli anni 50 o di quelle congelate nello spermafron. Permafrost. Come cazzo si chiama? Apollo, tu non hai idea di quanto darei per tornare alla tua età e dare di nuovo il mio primo bacio, provare di nuovo quell'emozione che si prova a stringere la mano alla persona che ami. Queste sono cose per i vivi, capito? Ma lei è viva, e anche io. Sì, è viva, ma è come baciare una mazza ancolla, come stringere la mano a una seppia surgelata, come abbracciare un filetto di platessa. Apollonio, capisci quello che sto cercando di dirti? Che in congelatore hai per lo più pesce? No. Cerco di dirti che forse cerchi queste storie assurde perché hai paura delle vere ragazzine, quelle che giocano qua giù in cortile, che hanno gli zaini di scuola così pieni che sembra che ballino in limbo. Paura! Paura? Sì, Apollonio, paura, paura di confrontarti, paura di scoprire che l'amore a volte è come beccarsi un treno pieno di merda in piena faccia. Ma che bella metafora, no? Il punto non è questo, porca... Allora, tu eri innamorato di Trapezia, giusto? Domezia, sì, perdutamente. Oh, ma lei lo era di te? Non lo so, in effetti non ci ho mai parlato. Il nostro era più un amore platonico, asessuato, intercondizionale. Allora dammi un attimo, qui nel mondo dei trapassati è pieno di ragazzine morte. Ci sarà anche lei? Ehi, gente del paradiso, sto cercando una ragazzina morta più o meno negli anni 50. Tramezia, Topazia. Domezia, ecco, Domezia. Vieni a parlare un attimo con mio nipote. Dice che è morta investita da un treno e che non è un bello spettacolo da vedere. Vabbè, falle i complimenti. È una morte molto poetica. Il treno, il viaggio. L'ultimo viaggio. Vabbè, ho capito, aspetta. Domezia, puoi usare il mio di corpo volendo, eh? Entra quando vuoi, non ti preoccupare. Eccomi qui, Apollonio. Adesso parlo io perché tu mi hai ammorbato per 2 anni con tutte quelle chiacchiere sulla mia lapide. Ma io... Cioè... Zitto che non ti rendi conto! E i crisantemi, e le canzoni di Masini, e i cioccolatini al cianuro, 2 palle, Apollo! Beh, il coraggio che hai a corteggiare una poveretta che non può mandarti a cagare! Tu c'hai bisogno di un paio di sberle date da una ragazza viva! Altro che relazione platonica intercostale dell'immortacci tua! Oh, cavolo, mi fa male la gola! Domezia ha parlato tanto... E com'è andata? Avevi ragione, nonno. Cerco le ragazze morte o congelate perché ho paura del rifiuto. Però adesso che anche una ragazza morta mi ha trattato come una pezza da piedi, beh, credo che rischierò proprio con una ragazza viva. È scongelata, spero. Certo, certo, Lily era solo una cotta in fondo. Oh, bene, allora che aspetti? Scendi in cortile e conosci le ragazzine della tua età. Coltello o veleno per topi? Prego. Non dico, cosa porto per giocare? Scherzo, nonno. Porterò solo il mio cuore. Bravo! Mi passi la mannaia da cucina che è dietro di te? Provvedo ad esportarla.